La prima conclusione pericolosa è questa della Juventus, la firma Reuter. Alta. Al 15° arriva il gol da Giulio Cesar, poi un rimpallo, Baggio manda in rete. 1-0, nient'altro di importante nel primo tempo, andiamo alla ripresa. Cominciano ad affacciarsi i rossoblù, qui un tiro di Bortolazzi, a lato. Marocchi, Alessio, traversone per Casiraghi, la parata di Braglia. Una punizione di Giulio Cesar, e vedete come Braglia anticipi bene Casiraghi. Ancora Juventus, Schillaci, si libera di Fiorin e tira la parata di Braglia. Una punizione per il Genoa, c'è lo specialista Branco che manda a lato. Continua in qualche modo l'offensiva genoana, Aguilera è ostacolato da Carrera e si scontra con Tacconi subito dopo. Di nuovo si fa viva la Juventus con Baggio, poi Corini, la parata di Braglia. Arriva il raddoppio al 41°. C'è un cross di Carrera per Baggio, pronto al gol del 2-0. 4 minuti dopo, 45°, Baggio va via, bene, bisogna dire, a due avversari. Serve Di Canio. Di Canio da lontano, in sacca, anche se c'è una leggera deviazione di Ferroni. Nel recupero, 48°, punizione di Branco, grande tiro del brasiliano sul palo. Franco Costa ha intervistato l'avvocato Agnelli nell'intervallo e Ragno e Baggio alla fine. Senta, meglio la cosa delle Ferrari? Beh, la Ferrari non è che ci si aspettava molto oggi. Devo sentire Lauda che commento mi dà su questo pezzo di corsa che c'è stato. Baggio comunque l'ha compensato di questa delusione della Ferrari. Baggio ha fatto un bel gol, sì. Ormai siamo a livelli di Platini. Non ancora, no, ce ne vuole ancora un po', ma andiamo bene. Questo Genoa ha dei problemi. Ma ti dirò, sicuramente di risultati, perché ultimamente stiamo facendo qualche passo avanti, anche se la testa è a mercoledì, una partita che ci giochiamo una buona fetta di stagione. Quella con Liverpool? Sì, cercheremo di sparare cartucce tutte mercoledì. Allora, con questi fanno 10 gol, però il Milan continua a vincere. Lo so, il Milan sta andando fortissimo, noi dobbiamo continuare a fare le nostre partite e cercare di fare punti, poi se è giusto che vinca il Milan è giusto così, non c'è niente. Questo tuo momento magico è ovvio che continua, ma a cosa ha dovuto? Ci vuoi svelare il segreto? Ma niente, io sono sempre stato tranquillo dentro, anche quando le cose non andavano bene, adesso lo sono ancora di più perché sto facendo bene, però devo dire grazie anche all'allenatore e ai miei compagni che mi danno la possibilità di esprimermi in questa maniera.